Diamo la parola al dottor Aimasso, che lavora alla SC di nutrizione clinica dell'ospedale Molinette. Grazie per l'invito. È un po' tardi, siamo stanchi, siete stanchi. Molte delle cose che io avrei dovuto dire ve le ha spiegate molto meglio lui prima di me, quindi non mi soffermerò su tutti questi aspetti di fisiopatologia, farmacocinetica del farmaco, eccetera, eccetera. Farò una carrellata un pochettino più ampia, perché l'adulto chiaramente, come diceva il collega in precedenza, ci sono delle prospettive un po' diverse, il trattamento con fattore di crescita è già un po' più radicato, c'è un po' più di letteratura. Quello su cui io vorrei però puntare il dito è quello che diceva anche Lorenzo all'inizio della sua presentazione sul fatto che indubbiamente i fattori di crescita, la terapia ormonale, rappresentano una delle opzioni terapeutiche, anzi una componente di un'opzione terapeutica che è la terapia farmacologica, ma abbiamo tutta una serie di altri aspetti che vanno presi in considerazione e che, se mi permettete, vengono prima della terapia ormonale, per cui vediamo che ci sono dei limiti e degli aspetti da valutare, il timing è fondamentale, per cui è necessario avere ben chiaro che nutrizione parenterale, la terapia dietetica che ci hanno descritto, l'enterale, la chirurgia riabilitativa e terapia antologica sono degli aspetti altrettanto importanti, e l'utilizzo dei farmaci di nuova generazione, l'utilizzo dei fattori di crescita non deve un pochettino venire offuscare questo tipo di opzioni. Tra l'altro la terapia farmacologica si compone di tutti questi aspetti e molti di questi farmaci sono in linea guida per l'adulto, per cui come dicevo, le terapie ormonali arrivano poi come farmaci di seconda linea, per cui ricordiamoci di saper utilizzare tutto quello che ho elencato. Che indubbiamente ci sia come diceva anche il collega in precedenza, un interesse su questi aspetti e sugli analoghi di GLP-2, lo dimostra la letteratura sull'adulto. Sostanzialmente negli ultimi 7-8 anni c'è stata una proliferazione di studi, di lavori scientifici, non mi soffermo su questi che sono gli aspetti che descriveva già lui. Nell'adulto abbiamo 3 trial clinici e questi sono un po' i risultati che avevamo visto, quindi anche qua si era andati a valutare insomma l'efficacia del farmaco in base alla capacità di andare a ridurre la parenterale di almeno il 20% in termini di fabbisogno di volume. Quello su cui mi concentro un pochettino di più sono gli effetti collaterali che li vedete elencati qua, in termini di dolore addominale, di distensione, un pochettino di meteorismo, talvolta al vomito, questo legato alla capacità, insomma, all'aspetto del farmaco di andare a rallentare lo svuotamento gastrico. Tra l'altro un'altra cosa che viene riportata sia dai pazienti sia negli studi è proprio nei pazienti con l'astomia un'estroflessione dello stoma, proprio per un'ipertrofia diciamo l'effetto intestino trofico che determina questa, che talvolta è vissuta in maniera non proprio brillante dai pazienti. Invece quelle che sono le preoccupazioni a cui si faceva riferimento prima, e non sono preoccupazioni da poco secondo me, perché un potenziale rischio di crescita neoplastica è un fattore da prendere bene in considerazione quando si avvia la terapia, e non per niente i pazienti devono sottoporsi prima di iniziare il trattamento a una colonoscopia e poi in maniera seriata dopo 1 anno, 2 anni, 5 anni. Gli altri aspetti riguardano problemi a livello pancreatico, colecistiti, calcoli biliari. Un altro aspetto che nella clinica vediamo in maniera interessante e importante è l'assorbimento degli altri farmaci, per esempio il warfarin, per cui attenzione quando abbiamo pazienti con altre terapie farmacologiche, chiaro che nel bambino non succede, ma nell'adulto sono polipatologici, per cui è possibile che ci sia un incremento di assorbimento di altri farmaci con le conseguenze che possiamo immaginare, per esempio nel caso del warfarin. Questo è riassumendo quello che abbiamo visto nei 3 trial clinici, e sostanzialmente a 24 settimane abbiamo questi dati. Un aspetto, lo svezzamento in un 4%, e vedremo che anche nei dati di real life in realtà si va oltre. La sospensione per eventi avversi che avevo descritto prima non è così
da trascurare, perché comunque si arriva a un 20% dei pazienti. L'altro aspetto molto importante e che fa diciamo seguito a quello che si diceva nella relazione precedente sull'emivita e la concentrazione plasmatica del farmaco, la rapida perdita di efficacia della terapia in caso di sospensione, proprio perché essendo un farmaco che poi lo vedremo paragonato ad altri, tende ovviamente a crollare la concentrazione plasmatica, per cui se io non lo somministro più, rapidamente perdo gli effetti in questione di giorni. Questa è la scheda che noi utilizziamo in Gazzetta Ufficiale, insomma è la cosa che secondo me è interessante valutare, e ritorno al discorso iniziale sul timing, purtroppo non si vede benissimo, un po' piccolo, ma oltre ai dati anagrafici sono degli aspetti relativi al tipo di circuito intestinale e all'adattamento fisiologico che noi ci dobbiamo diciamo aspettare, e quindi quanto tempo dobbiamo aspettare prima di proporre il farmaco. Quindi dobbiamo, in base al circuito intestinale, al timing della chirurgia, andare a valutare questa componente qua, che è assolutamente fondamentale, e quindi lì agisco con tutte le altre terapie che avevo visto in precedenza. E quindi per concludere sul teduglutide, gli aspetti che dobbiamo valutare quando parto col farmaco sono tantissimi, diciamo che non ce n'è uno più importante dell'altro, bisogna saperli integrare tutti insieme, per cui la probabilità di svezzamento indubbiamente, migliorare la qualità di vita lo si era detto, però è un farmaco che ha un costo importante, per cui io posso anche ottenere un miglioramento del cosiddetto 20%, che magari è un giorno di infusione, ma magari no, e il paziente non mi percepisce quel miglioramento che c'è stato come un qualcosa di, perché mi dice, io devo fare la somministrazione sottocutanea relativamente fastidiosa al netto di 400 cc in meno di parenterale al giorno, perché in realtà non riesco a sospenderla perché ho litri di parenterale. Quindi anche in quel caso lì si può valutare che il farmaco è efficace, ma non mi conviene, soprattutto in termini di costi-beneficio. Bisogna avere appunto la possibilità di monitorare in maniera molto accurata il paziente, e tutti questi aspetti chiaramente tornano a farci capire che bisogna selezionarli bene, e oltretutto bisogna che la prescrizione e il monitoraggio, e questo ce lo ricordano le linee guida, non è che lo diciamo noi così tanto per dire, perché siamo interessati a dire che dobbiamo gestirli noi che abbiamo i centri di competenza, però è necessario che la terapia sia gestita e somministrata da centri con comprovata esperienza nel management di questa tipologia di paziente. Come dicevo, rispetto al pediatra, ovviamente c'è qualcosina in più in termini di dati di real life. Io ho citato due studi, poi ce ne sono altri in questo francese particolarmente importante, la professoressa Jolie. Avevamo un tasso, per esempio, di svezzamento piuttosto elevato, superiore al 20%. I pazienti responder erano l'85%, parliamo di una quarantina di pazienti circa, se non sbaglio. Quelli che non erano responder sono principalmente pazienti con il colon in transito, e quindi hanno una produzione endogena di GLP-2, rispondono meno. In realtà poi altri studi ci hanno detto che il paziente col colon è quello che si svezza di più, anche se risponde tardivamente, mentre il paziente con l'ilostomia o la digiunostomia risponde prima, ma difficilmente lo svezzerai. Quindi anche questi sono tutti aspetti che vanno valutati molto bene prima di andare a somministrare la terapia. Quindi questi sono studi che sono venuti fuori di real life. Parlavamo di registri e diciamo non ci sono dei dati a lungo termine, in effetti non ci sono ancora. Abbiamo il database americano a 5 anni, che è già qualcosa, e abbiamo uno studio in corso analogo a quello diciamo per i pediatrici, il cui arruolamento ha rallentato un pochettino nel corso della pandemia, ma ha ripreso, e a giugno 2022 finirà l'arruolamento dei pazienti in trattamento e anche dei pazienti non in trattamento, che verranno comparati. Quindi si arriva a un numero considerevole di soggetti, circa 1300, e tra una decina d'anni avremo qualche dato in più sia sulla safety sia sull'efficacia e su tutta un'altra serie di problemi. Quindi questo è un registro molto importante, e vedremo quali saranno le conclusioni che andremo a trarre. Un aspetto su cui mi soffermo leggermente di più è il discorso relativo al Crohn, cioè il teduglutide nei pazienti con intestino corto e morbo di Crohn. È un qualcosa che veniva già fuori nel 2013, quindi si ipotizzava
perché come diceva prima Lorenzo, non sono stati inclusi queste tipologie di pazienti nei trial perché rappresentavano un bias, c'erano magari trattamenti concomitanti biologici immunosoppressori che avrebbero potuto determinare dei bias. Ma si era già ipotizzato che la teduglutide, ma per motivi banali, riduce l'apoptosi delle cellule, aumenta il flusso di sangue a livello della parete intestinale e pertanto ci può permettere una guarigione della mucosa malata, per cui era già un qualcosa che si ipotizzava. Negli Stati Uniti, dove la teduglutide è stata disponibile prima, c'erano già dei dati incoraggianti nel 2017 su questo studio di 13 pazienti, cui il 60% erano in trattamento concomitante con immunosoppressori, una gran parte, più della metà dei pazienti, è stata svezzata con effetti collaterali minimi, quindi questo era già un dato interessante. Ci sono altri studi che sono venuti fuori poi successivamente, questo è uno studio turco, ci sono dei case report, c'era il professor Guglielmi, mi sembra che lui abbia pubblicato recentemente due case report su pazienti con Crohn, intestino corto, che è riuscito a svezzare. Abbiamo pubblicato recentemente questa review in cui il Crohn è un fattore predittivo positivo per lo svezzamento e per la risposta al trattamento, quindi diciamo che cominciano a esserci dati. Uno dei più importanti è questo studio della francese, della professoressa Joly, del suo gruppo, di nuovo 12-13 pazienti, 14 vado a memoria, trattati, alcuni anche con la colite ulcerosa, molti di questi in trattamenti con farmaci biologici, molti di questi svezzati, quindi si ipotizza che la teduglutide possa avere un effetto positivo sul quadro infiammatorio della patologia. E di nuovo, come vediamo, andando avanti nel tempo, queste cose potrebbero, diciamo, aprire delle prospettive interessanti su aspetti che inizialmente non erano emersi o non si potevano dimostrare. Si parlava di GLP-1, diciamo che il GLP-1 è stato un po' studiato quando la teduglutide non era ancora in commercio e costava comunque caro, costa tuttora caro, ma questi sono studi diciamo un po' datati, alcuni con pochissima casistica, ma è interessante vedere come, soprattutto questo a cui si faceva riferimento prima, dimostrava come la liraglutide dava una riduzione dell'auto stomale nei pazienti con intestino corto. Non sono più stati approfonditi più di tanto, non si è andati avanti in questo senso, ma non è una strada secondo me da abbandonare, potrebbe riservare anche qualche sorpresa o comunque potrebbe riservare un impiego, un farmaco che c'è già, è un farmaco che potrebbe essere utilizzato con un costo decisamente inferiore, per cui teniamo una porta aperta, anche se evidenze e indicazioni in questo momento non ce ne sono. Invece clepaglutide, apraglutide, se ne parlava prima, sono analoghi di nuovo del GLP-2 in fase di studio, quasi in fase 3. Sulla clepaglutide anche qui abbiamo un'efficacia evidente, qualche riserva, luce e ombre su un aspetto di possibile incremento della fibrosi epatica, per cui insomma anche su questo bisognerà aspettare ulteriori studi. Invece sulla praglutide abbiamo qualcosina di più o comunque di più interessante. Perché? Perché sembrerebbe avere paragonato a TEDU e glepaglutide un effetto intestino trofico e di durata migliore, quindi un profilo farmacocinetico migliore. E questo lo possiamo vedere dal grafico, questo è sono intestini di topi, per cui sostanzialmente apraglutide è la prima linea verde e vediamo che tiene la concentrazione plasmatica di più rispetto a glepaglutide e teduglutide. Se riportiamo lo stesso grafico, la stessa situazione a livello umano, viene in maniera veramente evidente come, ritorniamo a prima, la teduglutide in 24 ore la concentrazione plasmatica cala, mentre la apraglutide tiene un plateau per quasi una settimana. Questo potrebbe avere un effetto proprio anche migliore
in termini di efficacia assorbitiva sull'intestino, oltre a permettermi, e non è comunque, non sarebbe una cosa da poco, una somministrazione settimanale invece che 7 alla settimana. Quindi questo è un aspetto di farmacocinetica, sono in corso degli studi, corso multicentrico internazionale, per cui vedremo anche qui cosa verrà fuori e se in effetti le prospettive potrebbero cambiare per l'adulto e poi in conseguenza anche per il pediatrico, e comunque la ricerca va avanti. Io faccio solo vedere ancora questo studio sempre di Jeppesen, che era uno studio pilota su 4 pazienti che sono stati trattati per 4 settimane con apraglutide, e qua c'è un netto miglioramento sia dell'output fecale sia dell'assorbimento netto liquido e calorico, e quindi di nuovo nulla è efficace, insomma, quindi bisognerà andare avanti. Faccio un attimo una rapida esposizione di quelli che sono invece i nostri pazienti trattati con teduglutide. Al momento ne abbiamo attivati 13, 8 hanno raggiunto i 6 mesi, per cui abbiamo presentato i dati di 6 mesi, non di più. Qua ci sono le caratteristiche, faccio solo presente che 4 avevano il colon in transito, 4 no, quasi tutti sono infarti intestinali. Noi i pazienti con IBD diciamo che siamo stati un po' prudenti, quindi per ora non ci siamo ancora lanciati, ma alla luce delle evidenze credo che sia possibile fare uno step in più. Diciamo che l'efficacia terapeutica è indubbiamente evidente, quindi la riduzione della prescrizione di parenterale è rispetto a quello che ci si aspetta a 6 mesi del 27%. Abbiamo anche una riduzione dell'apporto calorico giornaliero con la parenterale, significativo. Abbiamo anche valutato degli outcome secondari, che comunque è interessante valutare come questi pazienti migliorano anche la loro composizione corporea in corso di trattamento. Quindi evidentemente, pur riducendo la parenterale, hanno uno stato di idratazione migliore, e migliora anche l'aspetto proprio di composizione legato alla massa magra e alla massa grassa. E in ultimo siamo andati a valutare, sempre come outcome secondari, diciamo l'output stomale e la sodiuria, e in entrambi i casi nella sodiuria c'è una significatività statistica, per quanto concerne invece l'output stomale no, ma sulla casistica, diciamo gli 8 pazienti, direi che il trend, aumentando la casistica, probabilmente si arriva anche a quell'obiettivo lì. Quindi io faccio un aggiornamento, nel senso che purtroppo questi pazienti, 2 hanno interrotto per diciamo scarsa tolleranza, un paziente abbiamo dovuto recentemente sospenderlo perché a 1 anno controllo della colonoscopia si è purtroppo riscontrato una poliposi con una displasia di grado severo, per cui ahimè è a carattere di case report, paziente anziano ma con anamnesi totalmente negativa e con una percentuale di colon direi irrisoria, per cui ha sviluppato su un pezzettino di colon che rimaneva sigma, in realtà ha sviluppato una poliposi che ci ha impedito di proseguire il trattamento, e un paziente diciamo che è sostanzialmente svezzato o prossimo allo svezzamento. Quindi indubbiamente sono terapie che servono, vanno usate con la testa. E io vi ringrazio. Avevo ragione a pensare che avremmo avuto 2 visioni complementari della stessa cosa, quindi bene fare la discussione separata. Grazie per questa ottima relazione e anche per i vostri dati, come sempre, up to date. Prego. Volevo solo aggiungere una cosa sull'iraglutide. C'è uno studio ongoing nel nostro centro sulla liraglutide. Ongoing? Sì, lo stiamo continuando ad arruolare, a valutare i risultati. Il liraglutide diciamo può essere inserito in un concetto di terapia sequenziale. Cioè la massima efficacia dell'iraglutide sembra essere nei primi mesi, subito dopo l'evento acuto, quando ci sono le insufficienze intestinali acute con stomia ad alta portata. In quel caso l'iraglutide, che è applicabile da subito, quindi a differenza del teduglutide che ha bisogno di una stabilizzazione, quindi non si può utilizzare di un anno immediatamente, post-intervento.
aiuta a migliorare la gestione dell'astomia, a ridurre i fabbisogni di parenterale da subito. In 24 ore si ha una risposta. È un farmaco. Come un vero antisecretivo. Ha un'azione antisecretiva anche. Diciamo che il meccanismo d'azione rispetto al teduglutide è un po' diverso perché ha meno attività sul trofismo intestinale, ma un po' ce l'ha anche il GLP-1. Diciamo la maggior parte degli effetti dipende dal rallentamento dello svuotamento gastrico e dal rallentamento del transito intestinale, oltre che dalla riduzione delle secrezioni gastriche, intestinali e quindi l'effetto antisecretivo. Ottimo. Quindi l'iraglutide può avere senso come terapia dell'immediato, soprattutto quando il paziente con elevati output, con i farmaci tradizionali, non possa avere grande beneficio, perché è chiaro che la via orale di somministrazione per capsule, compresse, buste è molto poco efficace, invece okay, questo ha una somministrazione sottocute. Ottimo, grazie. Volevi dire qualcosa, Lorenzo? Una cosa, Umberto, volevo dire, quel paziente di cui hai parlato con la poliposi colica, voi però non l'associate al trattamento in teoria, perché quello che noi si pensa è che possa aumentare le poliposi, ma a livello dell'intestino tenue, giusto? Perché in teoria è su quello che il GLP-2 sul colon in realtà viene secreto, ma in teoria non dovrebbe andare, cioè il recettore del GLP-2 non ci dovrebbe essere nelle cellule coliche, quindi non volevo solo capire questa cosa. E poi l'altra cosa, se sull'iraglutide è meno rappresentato. Sì, e sull'iraglutide volevo solo sapere se era uno studio che stavate facendo con placebo o se erano solo pazienti trattati. Ok, grazie. Sì. Ma allora è difficile non associarlo al trattamento. Cioè, noi abbiamo fatto una colonoscopia che poi, appunto, ripeto, aveva un piccolo tratto prima dell'inizio, in un paziente con anamnesi muta, non familiarità a nulla, un paziente di 80 e qualche anno, quindi pensare che dopo 11 mesi sviluppi un polipo con elevata displasia, io quello che ho pensato e che potesse esserci qualcosa di silente, non visibile, e che questo l'abbia un pochettino accelerato. Esatto. Quindi probabilmente era una cosa che lui avrebbe manifestato nell'arco magari di 3, 2, 3, 4 anni. Questo gliel'ha accelerato, ad ogni modo non... Poi come sai nei registri, se danno un colpo di tosse... ecco, per cui è ovvio che c'è anche quell'aspetto lì. Quindi arriverà il warning a tutti gli altri centri perché c'è stata questa associazione col peggioramento della colicosi, della poliposi, che uno, anzi, una cosa nuova, e quindi sì. Bene, direi molto bene, noi andremo avanti anche 2 ore volendo su questi argomenti, però dobbiamo andare avanti. Grazie Umberto, grazie Lorenzo.